Questa è la notte del record. Amarti come amo è complicato. Pensarti come penso è un peccato. Pensar come te tiene da proibito. Toccarte come quiere es un delito. Ya no puse a ser para que estás bien. Si apagadas son para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprende a hablar francés. O bajar la luna hasta tu pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. No vale pa' calmar tus miedos. Sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza di niente hai trovato il coraggio. Come voglio ferito di chi poi si rivela, ma con lontana mi sei ancora più bella e così su due piedi io sarei liquidato. Avete lo sai, io me la ci ho sbagliato. Se non lo tradisci, tradisci a metà. Per cinque minuti e non ero più là. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra fare e mangiare e saper andare via e saper cucinare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Buonasera Miriam. Buonasera, buonasera ai nostri Danilo. Amici di Rete TV Italia, buonasera agli amici di Sky, buonasera agli amici di Globe TV Channel, Dettagli TV e TVL Lanciano. E buonasera agli amici di Radio Color, la radio che ci trasmette su 22 frequenze e che ci permetterà questa sera di raggiungere due importanti risultati. Il primo appunto è quello di Radio Color. Avremo
ben arrivato. Tanto puoi passare, non ti preoccupare, tanto ti abbiamo visto inquadrato in tutte le forme. Questa sera riusciremo, ormai lo posso dire, ce la faremo, a meno che Gesù non mi fulmina prima delle 22:21. Riusciremo a battere questi due record del mondo. Il primo è il radiofonico, il talk radio più lungo di tutti i tempi. Dovremo superare le 100 ore, record che detiene una coppia di Bruxelles, che lo ha stabilito il 14 febbraio del 2015, appunto in Belgio. E dovremo superare il record televisivo di 100 ore e 17 minuti detenuto da Danilo Daita, che lo ha battuto il 17 settembre in Piazza Pace a Lanciano. Con me in questa avventura straordinaria, albanese ma ormai residente in Norvegia, Miranda Ramazzani. Ma italiana di adozione, eh? Un applauso a Miranda Ramazzani. Italiana ormai di matrimonio. E l'artista non vedente Vito Cardelli. Buonasera a tutti. La Lady Chef Miriam D'Angelo a condurre il nostro ultimo cooking show. Sei un po' triste? Sì, sono un po' triste, però faccio un piatto allegro, perché per festeggiare ci voleva un classico, e adesso andiamo con il risotto allo champagne. Però con tutto il rispetto per lo champagne che stapperemo alle 22 qualche cosa, adesso andiamo di prosecco, perché secondo me anche il nostro prosecco non ha nulla da invidiare. Soltanto il nome è diverso. Sì, esatto, più che altro quello. Allora, per essere precisi come sempre, Danilo, sì. Io ho messo un pochino d'olio. L'olio di chi è? Vito? Di Vincenzo. Bravo! E ho messo l'olio, un pochettino di cipolla, pochissimo. La cipolla di chi è, Vito? Non lo so. La mia. Bravo. E ho messo il riso. Hai messo una cipolla particolare, visto no, che ce ne sono tanti tipi? Ho messo una cipolla bianca. Cipolla bianca. Perché la cipolla rossa è un po' più dolce sicuramente, però mi avrebbe poi cambiato il colore del riso. E allora bianco su bianco, assolutamente. Quindi adesso sto facendo rosolare il riso, che mi si deve praticamente assorbire l'olio, e adesso andremo di prosecco a go-go. Vai Miranda, a te. Hai detto, dai Miranda, a te nel momento in cui hai preso il prosecco, il che è molto pericoloso. Quanto prosecco hai messo? Guarda, fino a coprire il riso. Ho messo tanto, copriamo tutto il riso col prosecco. Di solito quando si sfuma con il vino bianco, sfumiamo con mezzo bicchiere. Qua siamo andati oltre il bicchiere e mezzo. Quanto riso c'è dentro? C'è dentro mezzo chilo di riso. Coperto di prosecco. Per problemi di spazio e di pentole non possiamo fare di più. Come oggi, come tutti i nostri cooking show, assaggerà chi c'è, però l'assaggio è un assaggino. Quindi, perdonateci, però non possiamo servirvi i piatti, vi serviremo i piattini. Certo. Beh, è normale. Io volevo chiedere una cortesia a Lady Chef, ma il prosecco che rimane non lo buttiamo, vero? La Lady Chef Miriam D'Angelo non ha mai buttato nulla. Ok. No. Nemmeno adesso. Assolutamente. No. Sono le 21 e 7 minuti. Faccio sentire l'odore. Ci manca adesso. Oh, questa odore. Dobbiamo aspettare, ma stiamo lavorando. Tra un'ora e 8 minuti potrà fare quello che vuole, ma fino alle 21 e 22 non potrà bere nulla. E non ha bevuto nulla, ragazzi. No, non è vero. Non ha bevuto. Assolutamente. Oggi ha avuto una crisi. Stava cedendo intorno alle 17:15. Ha avuto una crisi di pianto. Aia. E io sono stato costretto a dargli un dito orizzontale di amaro di baragiano. Vabbè, dai. Però se l'ha fatto anche Daniela Dait insieme a me, l'amaro. Ah, questo è grave. Perché sì, perché io non bevo mai. Per par condicio. No, va bene. Devo dire che i nostri eroi sono stati veramente bravissimi, perché hanno portato a termine il record. Sembrava un'impresa impossibile. Sinceramente, quando è cominciata, poi ci avevamo il tempo contro, il vento, la pioggia, di tutto di più.
gente che ce ne dice di tutti i colori, ma a quella siamo abituati, e quindi alla fine dice: ma che sarà mai? Poi ci si è messo anche il virus intestinale che ha colpito metà di noi, però ragazzi, come vedete, noi siamo qui vivi e vegeti. Io l'ho scritto, l'ho dichiarato, ho detto: andiamo contro sfiga, andiamo contro vento, andiamo contro non so chi, ma non ce ne può fregare di meno, questa volta ce la faremo. No, abbiamo molato. Però io dico sempre, a me non piace lavorare contro, io lavoro sempre per. Quindi abbiamo lavorato per costruire e avete costruito il record. Un applauso, ragazzi. Grazie. Buonasera Damiano. A che punto siamo? Quanto minuti di solito? Adesso abbiamo bisogno di una ventina di minuti per cuocere il riso. Sì. Se volete vi assolutamente racconto. Noi ti 20 minuti, tra 10 minuti dobbiamo chiudere. Va bene, ok, mangeremo il riso che non è cotto, che vi devo dire? Ma non fa niente. Vi racconto la ricetta di oggi, visto che questa è facilissima. Sì, no, ma sto scherzando, andiamo in conclusione. Anche perché nel frattempo i DJ United si stanno organizzando per il conto alla rovescia. Ciao, quindi ragazzi. Sono arrivati anche i DJ United. Gli amici, vedi, nei momenti in cui servono. Io dico sempre che è una cosa che mi ha insegnato mio papà, che saluto mamma e papà perché sono due persone straordinarie, e un abbraccio a loro. E io dico, una cosa mi ha insegnato papà, sembra una cosa ovvia, però mi ha detto sempre: tu un amico lo devi aiutare quando gli serve. Ragazzi, meditate, perché se tu vuoi aiutare una persona quando non ha bisogno, a che serve? Tu un amico gli devi stare vicino quando gli serve, e voi in questo momento servite. Grazie per esserci. Grazie. Grazie. Allora Miriam, vogliamo raccontare cosa succederà stasera? Nel frattempo che il riso va, intanto dimmi, ma quanti kilowatt ha questo forno a induzione? Tre. Ecco perché tre si è spento tutto. Se li ciuccia tutti. E volevo dare un colpo ad Antonio Scalpello, che ci ha detto qual era il problema. Ha detto: guarda che ci sono problemi di corrente. Io ho detto: ma non scherzare, sono 5 giorni, proprio stasera. Ma ha detto: non so che cos'è, ma ci sono problemi di corrente. È il mio ma l'abbiamo avuto sempre. Perché però non l'hai messo al massimo. Certo. Perché questa sera c'è il riso. Perché dovevo fare il brodo? Ho capito. Per fare il brodo all'ultimo momento ho dovuto mettere al massimo. Va bene. Ecco perché. Però adesso mi ridimensiono. No, non c'è problema. Allora, volevo dire come andrà questa serata. Alle 22 e 21 minuti, 10 secondi prima del 21esimo minuto, inizieremo il conto alla rovescia, perché alle 22 e 21 noi saremo in diretta da 100 ore e 18 minuti, quindi avremo battuto il record televisivo, fermo restando che 18 minuti prima, cioè alle 22.03, batteremo il record radiofonico. Però per ovvi motivi ne facciamo uno solo di countdown e lo facciamo alle 22.21. La serata andrà avanti con qualche ospite, avevo detto i DJ United, doveva venire il maestro Varello, si scusa, mi ha mandato prima, mi ha chiamato ma non ho sentito la chiamata, è stato a 3 funerali purtroppo oggi per 3 amici persi nel terremoto del 24 agosto, quindi noi caro Angelo siamo con te, ti siamo vicini e ti abbracciamo forte, sappiamo quanto sei serio e quanto sei di parola, quindi spero che il tuo dolore possa essere lenito dal tempo, visto che altro non possiamo né dire né fare. Volevo solo dire un'altra cosa, Danilo, in tutti questi giorni abbiamo sempre ricordato le vittime del terremoto. Però secondo me per onorare i morti bisogna assistere i vivi. Quindi per assistere i vivi io ho fatto degli appelli e devo dire che sono stata veramente sommersa di merce, sia food che non food. Per il momento il food è un po' in stand-by perché ne hanno tantissimo. Invece per il non food, se volete, potete ancora contribuire con cose intime, saponi, saponette, pannolini, pannoloni e quant'altro per quanto riguarda le prime necessità che possono sorgere. Per invece il food, la Federazione Italiana Cuochi è presente lì e cucina per 400 persone al giorno,
di giorno e di sera fa 400 pasti. Noi andremo come Lady Chef Abruzzo a ottobre, quando le telecamere si saranno un attimino spente su di loro, e andremo a portare il nostro contributo e faremo da mangiare per loro. Questo volevo ricordare, volevo ringraziare ancora tutti i miei clienti, tutti i miei amici che veramente sono stati incredibili. Danilo, hanno riempito 4 camion di merce, 4, ma siamo abbiamo quattro un cuore gatti grande noi. Così. Noi siamo 4 gatti, fatevi un applauso perché siete stati fantastici. Grazie Miriam, ancora un abbraccio a tutti i parenti dei ragazzi, a tutti i familiari che hanno avuto questa incredibile tragedia. Qua sembra che ci siamo. Mettiamo il brodo adesso. Mettiamo il brodo? Sì. Andiamo di brodo. Abbiamo fatto il brodo vegetale. Sedano, carota, cipolla, semplicissimo, un po' di sale e basta. E adesso andiamo di brodo. Potete, allora, ci sono tante scuole di pensiero sui risotti. C'è chi li gira tutti i momenti, c'è chi non li gira mai. Allora, voi sapete che io giro anche la pasta spesso, quindi il riso proprio non l'abbandono. Non ti ho mai visto girare i pollici, però. Quelli sono fermi, guarda. Però sono in su, guardali. Vedo, sempre. Senti, prima che continui con il riso e con il giro, ma quanto è grave mettere il dado per fare un brodo? Ecco, orrore! Quello volevo sapere. A posto. Orrore! Allora ragazzi, ma perché dobbiamo complicarci la vita col dado? A che serve il dado? Non lo so. Se dobbiamo fare un brodo di pesce o di carne o di verdura, perché mai dovremmo usare un dado? Usiamo la verdura, il dado o il pesce. È così semplice. Ma il dado si può usare? Secondo me no, assolutamente. Per me no, perché il dado non ha senso, contiene solo cose forti, di sapore, di odori, glutammato e quant'altro. A me non piace usarlo, io non l'ho mai usato, perché proprio per me non è cosa usare il dado. Va perché bene. Ripeto, fai un brodo vegetale, fai un brodo di pesce o fai un brodo di carne, ci metti 2 ore, però ragazzi scusate, mettete a bollire l'acqua, la lasciate lì e basta, non è che li dovete fare chissà che cosa, mettete a bollire, io ho messo a bollire sedano, carota, cipolla e acqua, basta, non ho fatto altro, non è che mi sono messa a sudare. Vabbè, non ti arrabbiare, era una domanda. No, mi arrabbio perché... No, non mi arrabbio, però siccome tanti mi dicono io metto il dado anche al sugo di pomodoro e non va bene, perché se hai il pomodoro buono, hai un po' di olio d'oliva, una foglia di basilico e un po' di aglio o di cipolla, quello che ti piace, ma che serve il dado? Non lo so, ma però il dado lo mette pure nel tè? Te lo spiego io, amico mio, perché... si fa prima, si mette il dado e lavora molto di meno, te lo spiego io. Però il fegato ne risente. Ho capito, però in quel momento il fegato non ci si pensa, capito? E vabbè, si pensa allora dobbiamo arrivare oggi, alla fine, ragazzi, io non ce la faccio. Danilo, più la ricetta di oggi, sì. Perché qualcuno me l'ha richiesta, qualcuno l'ha persa, qualcuno ha perso l'assaggio, qualcuno ha visto le foto su Facebook e mi stanno tempestando per avere per gli straccetti alle mandorle. Straccetti alle mandorle. Allora io ho preso la solita fettina di pollo che abbiamo tutti in casa, che facciamo alla griglia. L'unico a cui piace al mondo è Danilo Daita, agli altri non piace a nessuno alla griglia. Così si fa quando stanno malati i bambini. Io sto sempre male. Sì. Vabbè. Però sono bambino. Ma saranno problemi Grazie. Tuoi però. E della fettina Invece, di pollo. E della fettina di pollo. Ho preso la fettina di pollo, l'ho tagliata a straccetti, l'ho condita con un sale condito che ho fatto io con... No, Vincenzo. No, questa volta il sale l'ho fatto io. Il sale, praticamente ho messo tutti gli odori che voglio, quindi alloro, rosmarino, prezzemolo, maggiorana e timo. E metti il sale e frulli tutto. Dopodiché prendi questo sale, condisci la carne,
la passi nella farina, metti un po' di olio, la carne e la fai rosolare. La fai rosolare. Metti poi le prendete mandorle, il martello oppure la bottiglia, sì, oppure qualunque cosa, proprio massacrate queste povere mandorle. Bravo, bravo, bravo. Dopo che le avete frantumate e fatte a pezzi, le aggiungete alla pietanze. Bravissimo. No, sono passate in forno. Questa è la variazione di Miriam. Miriam. Le abbiamo tostate in forno. Lo ha detto Miriam. Ok. Però brava, vedi, ha studiato Miranda. Sì, sì, sì. Ha studiato molto. Miranda è molto felice perché pensate che è stata raggiunta, scusatemi, da amici e parenti della Norvegia. Da dove sono venuti, Miranda? E da Rimini. Dalla Norvegia e da Rimini, ma sono qui, dove sono? Sono andati a farsi belle. Ah, sono andati a farsi belle, ok. Non li vedo. Sono già belle normali qui. Giustamente. E quindi poi alla fine della festa ho aggiunto l'amaretto di Saronno, e se mettete un bicchierino di amaretto di Saronno mettete un bicchiere e mezzo di acqua. Fate andare tutto, fate assaporire, viene fuori la salsina e buon appetito. Grazie. Molto buono, infatti. Confermo. Tutte le ricette di Miriam in questi 5 giorni hanno fatto furore. Tranne quelle di ieri, non sono piaciute perché non le hai fatte. Ma se non c'ero! Appunto. Ma lo vedi che mi prende sempre in giro? Ma non è vero. Miranda, difendimi. Sopportiamola anche oggi. Ma domani se ne va? No, sì, se ne va Miranda. Vediamo. Però. No, domani sera sta ancora qua. Eh sì. Domani sera chiuderemo la nostra stagione con una grande festa e Miriam allora cucinerà per 6.000 persone. Allora questo da mercoledì. Ah, da perché mercoledì Miriam va a fare la settimana del medievale a Lanciano, sì, e cucina alla taverna del mercante. Spero che vengano 6.000 persone, noi abbiamo posto per 300 alla volta. Quindi vediamo un attimo cosa succede. Un po' alla volta farete entrare tutti quanti. Vi aspetto lì perché abbiamo un menù medievale ma molto bello. Io invece ho deciso di mettere il mio stomaco a tacere in questa settimana, mangerò solo riso in bianco, mi farò la mia settimana in bianco, a letto tutta la settimana. Mi guarderò 300 film, i cartoni animati, le partite, tutto. Allora, mentre tu continui a girare il riso, perché c'è la teoria che il riso non va girato, quelli invece che vogliono che vada girato, io che sono la Lady Chef Miriam D'Angelo giro anche la pasta, quindi il riso me lo giro finché non finisce. Questa serata avrà degli ospiti particolari, sono arrivati da Roma i Suonati Alati, se te li ricordi a Sanremo, Miriam, sono venuti a trovarci. Certo. Anya Kunze, pittrice bravissima e bellissima, che è lì dietro e soprattutto altissima come sì, l'acqua, anche. Dipingerà dal vivo gli ultimi, adesso preparerà il quadro con la sua fantasia e poi darà le ultime 10 pennellate con il countdown finale. Alle 23.30, 23.45 ci collegheremo in videoconferenza con Amskat, Lenin, William e Mauro Catalini, che sono i ragazzi che cantano Kamasuta do Brasil, che alla faccia di Vincenzo, Miriam si spupazza sempre, vieni Vincenzo. Hai dimenticato Manola però. Manola hai dimenticato. Ma chi? Manola, che ora verrà? Ah, Manola adesso, Manola c'è adesso. Adesso. Sì, sì, sì. Manola non è nella serata, Manola è adesso, quindi non ho dimenticato nessuno, non vi preoccupate. Gli ospiti della Norvegia li abbiamo già annunciati, le ospiti, lì non mi interessa, quelli se li... L'annuncio io. Io solo le... E naturalmente poi faremo un grosso saluto ai ragazzi delle macchine d'epoca, giusto? Sì, sì, sicuramente ora stanno cenando al mio ristorante all'altro lato. Quindi sarà una serata veramente bellissima. Naturalmente chiuderemo con i DJ United che ci faranno ballare fino alle 5 del mattino, anche alle 6. Ragazzi, non è che mo il record finisce, alle 22:21 si batte il record, poi finché non ci fermiamo per noi sono minuti, secondi, preziosissimi, preziosissimi, quindi è ora, noi oro, è oro, ah è oro. Quindi, quando manca Miriam? Qualche minuto, ma se vuoi possiamo fermarci qua. No, vediamo che ore sono. Ascoltami. Allora, no, intanto vorrei a questo punto, sì, parla Miriam, che io ho una cosa da dire. Lo mantechiamo
e lo facciamo riposare 5 minuti e è cotto, quindi per me è come se fosse finita, va benissimo. E allora, quello che voglio dire, abbiamo fatto un risotto allo champagne, al prosecco, molto molto italiano, molto festeggiante. Il mio microfono funziona, forse quello di Danilo no. Finalmente ti abbiamo zittito, grazie a Dio, grazie, grazie Angeli. Grazie a te Miriam, grazie. No, visto. Volevo dire solo che, ci sono riuscita. Che siete andati in diretta tutto il... Non mi fate troppi scherzi, siete andati in diretta con quella telecamera per tutto l'aggiustamento. Lo volevo dire ai nostri amici che sono a casa, che ogni tanto mi fanno gli scherzi. Ieri mi hanno tagliato la testa, oggi le gambe. Quindi vi ringrazio, siccome io sono un tipo che gioca sempre con gli altri, quindi ogni tanto mi restituiscono questi scherzi. Il bello della diretta è Vincenzo. E mentre Miriam chiude, Miranda, vuoi chiedere come sta a Vito, che oggi ha avuto veramente una crisi fortissima? Io la vedo bene comunque. Mi ha chiesto, sei bella oggi? Sì, sì, sei stupenda. Gliel'hai chiesto o gliel'hai detto? No, l'ho sentita. Siccome tu senti al tatto, non toccare Miranda. No, no, ma io il profumo che fa paura, Dani. Io dal profumo capisco la persona. Ho capito. Capisco anche a te, tu il profumo non lo porti e lascia perdere. Come non lo porto? Io ho il profumo che mi hanno regalato a Roma, è buonissimo. È vero, Sudoril, è vero. Ecco l'assaggiatore ufficiale. Senti che buono. Quindi ancora un po' di mantecazione o di mantecatura o di mantecato al cioccolato e il risotto alla champagne sarà pronto. Quindi non dormire, Vito. No, non dormo. Mi sono ripreso totale. Dimmi, Vincenzo. Sta con gli occhi aperti, non lo vedi, scusa. Sì, ho capito, ma siccome lui è non vedente e non e confonde in questi giorni, vedi? Ha confuso il giorno con la notte. Il profumo. Guarda che sei squalificato, Vito, con gli occhi chiusi. Il profumo di Miranda lo sente, quello tuo no. Ho capito, anche io sento il profumo di Miranda e il problema è che sento pure quello di Vito. Che ti respinge quelle di Miranda. Che respinge il tuo profumo, ha detto. Io non so perché. Però un giorno mi ha detto: non hai messo quello che mi piace a me, però. Hai capito? Allora, la nostra lady chef se n'è andata. Vai a girare il riso, non c'è bisogno. Ah, si deve riposare. No, va bene. No, è tornata. Si deve girare ancora, però se vuoi. Io mi fermo. Va bene. Allora, io intanto, Vincenzo, puoi andarmi a prendere la signora Manola, per cortesia? Sì. L'ultima operazione che va fatta è aggiungere del formaggio. Io aggiungo, sinceramente, perché sono in Abruzzo, cosa potevo aggiungere? Solo pecorino. Assolutamente. E quindi ma di dove? Pecorino di Farindola, quello. Perfetto. Che viene... fatto ancora come si faceva. Guarda, 200 anni fa. Perfetto, siccome hai ancora circa 3-4 minuti di mantecazione, io ti faccio dedicare un'interpretazione dalla nostra Manola e tu hai il tempo di finire il tuo risotto. Wow, che onore Manola. Va bene. Grazie. Prego Manola. Medea di Euripide è la versione di Dario Fo e Franca Rame, quindi un dialetto umbro toscano. Giasone, che pensiero delicato t'ha avuto della Sara, tua dolce sposa, odorosa e fresca rosa, per venirmi a trovare. Oh, con che faccia d'un stomaco t'avanza, confuso il paso e dispiaciuto lo sguardo. Assettate, no, non t'affannà, che io per zocco faccio l'impazzata e per spasso de farne gran spavento a ste amiche me care per vederle correre e criare e poi ridere e scompisciare. C'altro non mi è restato per scorrere lo tempo. Savia son ghiomo. Pensando e repensando mi sono fatta una ragione.
Sciocca era cotesta mia pretensione di tenerte tutta per sempre. Pan mia, era rabbia storta, gelosia de donna corta. Che tu lo sa, debole la femmina, per sua natura è facile il rancore, invidia e lamento. Tu me perdona, già sono gentile, se tutta presa mi so de mia persona. Tu savio sei stato, che ti procura giovinezza nuova, dentro nuovo letto e freschi lenzola, ed è gente maggiore, t'acquista nuova parentela, e anche a me tu ne procura, che parenti tuoi, anche parentado meo diventeranno. E ne fo gran contenta. Se tu mi perdona, venirò allo sponsalizio tuoio ad apparecchiarti lo letto con fresche lenzola de genziana. Odorose. Più che madre, maestra sarò alla giovin sposa nell'amore per farle contento. Ora te convence che savia son ghio, Giasone. E pensare che traditore ti aveva chiamato. Ma l'uomo non legge mai traditore se cambia donna. E donna ha bisogno che sia contenta di essere madre, che è già gran premio. E pensavo che sta rabbia dentro la quale ci avete imprigionato, con allegati incatenati al collo li figlioli, come basto de legno duro alla vacca, per meglio tenerci sotto a noi femmine. Mansuete, per meglio poterci mungere, meglio poterci montare, pensavo. Fosse lo peggio recatto de codesta vostra infame società d'uomini. Codeste follie pensavo, Giasone, codeste follie pensavo, e le penso ancora. E sta rabbia, un momento, che te vuoi spezzare, e sto basto infame che te vuoi schiantare. Ed io mi dirò chiagnendo, mori, mori, per far nascere una donna nuova, mori, per far nascere una donna nuova! Grazie. Bravissima. Sulle mani per Manola! Grazie. Manola, quanto è difficile esibirsi in un contesto diverso che non è un palcoscenico teatrale. Sì, va bene, comunque ce l'abbiamo fatta. Spero di avervi veramente accontentato e che io sia piaciuta a voi tutti. Grazie. Ci hai emozionati. Io avrei voluto farti fare molto di più perché valeva la pena, però per regolamento dopo 5 minuti devo tornare in video, altrimenti rischiamo di perdere il nostro record del mondo. Insomma, dopo 100 ore perderlo per qualche minuto. Ci rifacciamo, vero? Assolutamente, se vuoi domani sera c'è la nostra grande festa di chiusura, ti puoi fare anche i tuoi 10 minuti. Ok, grazie di nuovo, buona serata a tutti. Grazie, Manola Pace! Chi è questo qui? Veramente non era questo l'esercizio. Allora dovete sapere che quando va in crisi, quando si va in crisi per il sonno, io non ce la faccio a farlo. Però lui è uno sportivo. Vito fa più sport di me. Vito è un ragazzo non vedente e gioca a torball ball, come si chiama? Torball. Ecco, non imparerà. Insomma, gioca a pallamano. Voi ci rivedete i non vedenti a giocare a pallamano? Io li immagino come si scontrano testa, niente, invece no. Hanno te l'ha spiegato, c'è questo tappeto. Ho capito, ma io non ci credo. Scusa. È un gioco d'orientamento, non è che bisogna vedere, lo puoi fare anche te, ti spiego le regole. No? Lo puoi fare anche te, come per dirlo, lo puoi fare anche te. A una condizione, tu sei il mio avversario, certe pallonate. No, non ci pensare, non ci verrò mai. Miriam. Eccola. Ho mantecato con il pecorino e adesso il risotto è pronto. Assaggiate stasera? Assolutamente. Questa sera l'assaggio dei quasi... Record man e record woman. Stasera comincia a mangiare Danilo. Sì, stasera perché comincia durante la settimana perché non ha messo niente in bocca. Abbiamo visto. 4-5. Allora, nel frattempo che Miriam mette il riso per l'assaggio, volevo presentarvi Ania Kunze, grande artista.
Vieni Ania, vieni, volevo presentarti al pubblico. Lei è una delle pittrici più basse della terra. Mi sento sempre male quando sto vicino a lei. Allora, senti Ania, com'è lassù la vita? Vincenzo, vieni qua, vieni. Metti... Sempre brutte figure a me, quando tu sei solo un centimetro più alto. Sì, volevo solo dire, vieni a salutare Ania. Ma chiedi a Miranda se è vero? Un centimetro sei. E allora? Perché non c'ho i tacchi, tu c'hai i tacchi. State dritto, tutto. Mi voglio vedere così. Sembra a me le brutte figure, capito Miranda? Lui c'ha il capello. Io ho solo il problema dei capelli, scusate. 4 centimetri in più. Ma io non ho detto niente, io ho detto semplicemente vieni a salutare Ania, passi, non passi nessuno, dai. Allora, Ania, innanzitutto non sei italiana, Ania. No, io sono tedesca. Sì, tedesca di Germania. Parla tu. Parlo io perché lei è molto timida. Allora, come avevo detto prima, Ania ha una tecnica molto particolare. L'abbigliamento che vedete è quello tipico di chi lavora 24 ore su 24, un po' come noi. Sì, esatto, come tutti gli artisti, no? Lei è un artista tutto tondo. Adesso la facciamo già entrare perché vi darà un saggio di come la sua fantasia si esprime. Poi, tra poco più di 45 minuti, gli ultimi 10 tocchi di pennello. Ania, lo spazio è tutto tuo. Grazie. Un applauso per Ania. Ecco, arrivati i maialini qua, Io parlo e questi alle spalle mangiano. Guarda, è qui. E allora io una sola forchettata. Possiamo mangiare oggi, vero? Una sola forchettata. La seconda forchettata. Una sola forchettata. La seconda forchettata. La terza. Lasciatemi finire a parlare, volevo dire una sola forchettata alla volta. È buonissimo, Miriam. Grazie, allora questo me lo prendo. Tra pochissimo la Lady Chef Miriam vi delizierà con un assaggino per tutti quanti, quindi nei limiti del possibile fino ad esaurimento scorte Miriam vi farà assaggiare questa specialità. Non adesso, signori, no? Arriva subito il tempo di arrivare. Miriam, cosa vogliamo fare? Dobbiamo salutare, mandare la sigla, che dici? Dobbiamo salutare, okay. Prego Paolo di sistemare la sigla. Ok, grazie Miriam per questi giorni. Io ho un ringraziamento da fare a nome di tutto lo staff Esperia, perché veramente ci sono stati vicino in questo momento, Vincenzo, io, ma poi tutti i ragazzi veramente hanno fatto sacrifici enormi, perché noi siamo ancora in stagione, abbiamo fatto una stagione lunga e difficile, però l'abbiamo portata a termine, abbiamo portato a termine voi con il vostro record, abbiamo cercato di assistervi al meglio delle nostre possibilità. Speriamo di esserci riusciti, è stato un onore e un piacere avervi con noi e vi facciamo un in bocca al lupo grandissimo per la vita, buona vita a tutti e noi andremo a trovare Miranda in Norvegia. Ma io ci vado prima. Vabbè, chi prima, no, chi dopo io vado non con conta. Vincenzo, non so tu dove vai. Chi prima, chi dopo non conta, vero Vito? L'importante è che ci andiamo anche noi. Ma devo dire una cosa, cioè tutta questa settimana Norvegia, Miranda... Cioè, allora a Termo non ci venite a trovarmi. Ma vengo io, te l'ho detto già. Vi faccio una bella... Cucino io, veramente, cucino io. Ma come, se Elisa mi ha adottato, mi ha detto che posso andare a casa sua quando voglio, basta che cucino. Il letto è libero. Grazie, ok, facciamo le persone serie. Un abbraccio e un applauso a tutti, un grazie di cuore a Danilo che è l'inventore, l'ideatore, lo stuntman di questa situazione, poi a Miranda che è veramente venuta dalla Norvegia per una pazzità come questa, a Vito che è veramente una persona non vedente che fa una cosa del genere, è una persona eccezionale, quindi un applauso a tutti e tre e un grazie. Grazie. La Lady Chef. Ti ringraziamo di cuore per questi 5 giorni di cooking show. Il cuore lo metti lì. Noi tutto il tuo riso lo mettiamo qui. Non zoomano. Sì, lo so, ma sono impegnati in altre cose.
linea alla regia. Ci vediamo adesso con la sigla e poi tra pochissimo inizia lo piccolo spettacolo che ci avvicina al conto alla rovescia. Io canto. Canterà Miranda. Pensa a te. Vai Paolo. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Sul senza del niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai di un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà. Insieme a Damiano non sono più là. Se mi lasci non vale. 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 Non ti sembra un po' chiaro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, tutto quella valigia, tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è andare in Norvegia e poi ritornare. Se mi lasci non vale. 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 È troppo caro il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Quella valigia, tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale. 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 Dentro quella valigia, tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, io mi metto a cantare di spalle, così non ce la posso fare. Linea alla regia, ci vediamo tra un attimo.